Di oggi è un programma misto che prevede dei brani classici italiani e dei brani classici della tradizione giapponese. Fra le due parti del concerto, la prima appunto dedicata ai brani classici italiani e la seconda parte ci saranno 5 minuti di pausa. Quindi non mi dilungo oltre e mi ricordano di dirvi di spegnere per favore i cellulari. Ovviamente verificate di averli messi in modalità silenziosa o aereo. Detto questo, appunto, non rubo altro tempo e vi lascio godere questo concerto. Quindi Ryoki Keda soprano, Yoshitaka Murata baritono, accompagna al pianoforte la maestra Nicoletta Conti. Grazie. Thank you.
Thank you.
Yeah.
Canzone della riva. Errando la mattina lungo la riva, i ricordi del passato tornano alla mente. Errando la sera lungo la riva, tornano alla mente le persone che abbiamo amato, nelle onde che vanno e nelle onde che vengono, nella luna e nelle stelle. Oh.
canzone storica è basata sulla lunga storia di Heike e Genji, famosi amanti del XII secolo. Alla fine Heike fu ripudiata da Genji e bandita da Kyoto, l'antica capitale del Giappone. Queste sono le antiche storie dei due samurai del clan Heike, Atsumori e Tanadori. Il giovane samurai di 16 anni, Atsumori, fu un eccellente flautista giapponese. Aoba no Fue era il nome attribuito al flauto di Atsumori. Nella notte prima della battaglia decisiva tra i due clan, le truppe di Genji sentirono la musica di quel flauto. Nella battaglia decisiva a Ichinotani, Atsumori fu ucciso da uno dei samurai del clan Genji, Komagai, che aveva un figlio della stessa età di Atsumori. Dopo averlo ucciso, Komagai trovò nell'armatura di Atsumori il flauto Aoba no Fue. Tadanori fu un grande poeta tra i samurai del clan Heike. Lungo la via di fuga da Kyoto, Tadanori tornò dal suo insegnante di poesia e gli chiese di accettare le sue poesie. Il suo maestro era un poeta molto famoso e autorevole e curò la redazione del grande libro di componimenti su volere dell'imperatore. Il desiderio di Tadanori era tramandare il suo componimento. Il suo maestro l'accolse il componimento, ma senza inserire il nome di Tadanori. In quel momento il clan Heike era considerato nemico dell'imperatore. Quando Tadanori fu ucciso, fu trovato nella sua armatura il suo ultimo componimento. Oh.
luna tra le rovine del castello. A primavera a palazzo si festeggiava lo sbocciare dei fiori di ciliegio. In autunno vi si è accampato l'esercito. Il castello è ormai in rovina. Le persone sono in preda agli eventi. Ma la luce della luna, che si scorge tra i rami dei pini, rimane quella di una volta. Amare qualcuno, quanto può essere duro e triste. Anch'io percorro i sentieri del monte Narayama, che gli antichi valicavano pensando all'amato, e piango. Thank you.
Ogni notte di marzo è colma di ciliegie in fiore. Andiamo ad ammirarli. Insieme, cancellati i nomi sulla porta, in quel momento i nostri cuori avranno cose da dirsi. Thank you.
E invece questo bis si intitola Diventerò 1020 se no cazze di natè, giusto? Ed è un testo di una poetessa inglese, Mary Elizabeth Fry, e il compositore è giapponese, Arai Mann. Non piangere di fronte alla mia tomba, io lì non ci sono, non sto mica morendo, sarò i mille venti che soffiano nel cielo, in autunno sarò luce, in inverno sarò neve, il mattino sarò un uccello, la sera sarò una stella, io sarò sempre qui a proteggerti, perciò non piangere. Oh.